Valerio Tramutoli, questa lista, una Basilicata possibile. Anzitutto le chiedo com'è nata questa idea di candidarsi e soprattutto candidarsi contro questi grandi schieramenti. A me piace il mio lavoro, quindi non ci pensavo proprio, solo che siamo stati provocati, dico siamo stati perché ovviamente non sono soli. E poi un po' per una questione proprio di salute mentale. Sono stati provocati perché questa regione è stata ridotta in un modo che non si può guardare. E per un fatto di salute mentale, perché voglio dire, a me vedere la generazione che io contribuisco a formare, sono ragazzi serissimi, bravi, con un'intelligenza straordinaria, vederli andare via, a portarsi i soldi dei loro genitori, perché costa studiare, la loro intelligenza a fare ricche regioni del mondo, direi, non solo del nord, che non ne avrebbero bisogno quando ne abbiamo bisogno noi, vederli anche qui sempre ricattati, sotto schiaffo, oppure che a 40 anni con la laurea, il dottorato, non trovano lavoro, devono andarsi a ficcare un call center a 500 euro facendo invece le 8 ore, non quelle che sono dichiarate da contratti fittizi. Insomma, questo sasso in bocca che è stato messo ai nostri giovani, a volte io mi arrabbio quando dicono questa generazione non è ribelle come la nostra, ma grazie che non è ribelle. Hanno delle condizioni di precarietà e di ricatto continuo che noi non abbiamo mai sperimentato. Allora noi cancelleremo tutte le esternalizzazioni per fare in modo che il lavoro diventi un lavoro sicuro e degno, e faremo in modo che tutti i giovani che se ne sono andati vorranno tornare. Prepareremo per loro una regione bella, interessante, che sta alla frontiera dell'innovazione. Vorranno capire che succede in questa terra. E quelli che ci sono non vorranno più partire, perché noi faremo della protezione dell'ambiente, della messa in sicurezza del nostro territorio, sia contro i rischi idrometeorologici, sia contro il rischio sismico. Faremo un asset portante, un'attività costante che darà lavoro continuo e qualificato ai nostri giovani, anche alle maestranze delle imprese edili che finalmente cominceranno a tornare a lavorare. Noi faremo consumo di suolo zero e in questo modo ristruttureremo le nostre città e i nostri paesi. Questi immobili vacanti, questi spettri non si possono più vedere. Noi tutti quelli che sono pubblici li restituiremo alle città, li daremo appunto ai giovani, alle associazioni per farci musica, teatro, arte, sport, perché insomma anche vedere questi nostri paesi che, come sapete, noi vogliamo ripopolare creando lavoro diffuso, non si possono più vedere. Chiudono i centri come i centri negozi e rimangono solo bar, sale da gioco e poi arriva la droga, si capisce. Invece noi vogliamo restituire anche la cultura a questi centri, la cultura che si fa, non solo quella che si fruisce. Vorremmo fare una regione bella da vivere in cui la gente sia un po' meno triste. Invece per la questione ambientale, che è sicuramente una delle questioni che preoccupa di più i lucani, dalla Val d'Agri al Metapontino? Guardate, noi siamo ambiziosi perché vogliamo vincere, poi siamo presuntuosi perché non ci basta fare della Basilicata la prima regione che rinuncia a bruciare i combustibili fossili. Noi vogliamo essere la prima regione al mondo che contribuisce al raffreddamento globale, noi vogliamo essere una regione a bilancio CO2 negativo, e lo faremo smettendo di bruciare a biomassa il legno, per esempio, del Cerro Lucano, del quale abbiamo il 70%, un legno povero, come umile come siamo a volte noi, ma è un legno che ha, come noi, ha una fibra fortissima, è trattato secondo i procedimenti che sono stati sviluppati dalla mia università, ne sono abbastanza orgoglioso, diventa duro e resistente e leggero come l'acciaio. Con quel materiale noi possiamo costruire le case, ristrutturare quelle che già che abbiamo bisogno di ristrutturare, possiamo, questa è una mia idea, non mi sono consultato con i miei colleghi, mi piacerebbe sostituire tutti i guardrail della Basilicata con questo legno. Sapete, nella mia famiglia molti lavorano in ospedale, all'urgenza, o hanno lavorato, e vedere arrivare questi giovani o meno giovani con ferite mortali determinate appunto dall'impatto contro queste guardrail, secondo me non è un bel vedere. Quindi faremo la Basilicata più bella, e in questo modo, non bruciando il nostro legno, creeremo un raffreddamento del nostro pianeta,
semplicemente perché riforestando e non bruciando questo si realizza. L'ambiente è al centro del nostro programma, noi siamo i primi a rispondere all'appello di Greta Thunberg, noi ci assumiamo la responsabilità verso le future generazioni, noi smetteremo di mettere a rischio i nostri nipoti.